Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Ivan e oggi ci lanciamo in una nuova avventura. Inauguriamo la prima PlayStation proprio con Crash Bandicoot. Ed eccoci qua, stiamo giocando alla versione americana, così abbiamo 60 Hz, il gioco è più fluido, è più veloce, è più frenetico e via. Cominciamo subito, vi racconto mentre l'avventura va avanti. Stiamo cominciando questo Crash Bandicoot. Che cos'è Crash Bandicoot? È in pratica l'icona dei platform su PlayStation, la risposta a Sonic e a Mario da parte di Sony e della Naughty Dog. Che cos'è Crash? È un marsupiale, un Bandicoot per la precisione, che è stato sottoposto a un trattamento sperimentale dello scienziato Neo Cortex nel tentativo di creare un'armata e conquistare il mondo, con la differenza che Crash ha reagito male a questo trattamento, si è ribellato ed è scappato. Purtroppo non è riuscito a salvarsi anche la sua fidanzata, infatti lui adesso si è risvegliato su una spiaggia in un arcipelago non lontano dal laboratorio del dottor Neo Cortex. Siamo da qualche parte a sud dell'Australia, se ho ben capito. Porca miseria, non ho rotto la cassa, adesso l'ho rotta. E niente, adesso noi dobbiamo semplicemente riaffrontare il mondo per tornare nel laboratorio del dottor Neo Cortex, sconfiggerlo, salvare il mondo e salvare la nostra fidanzata. Tutto qui. Questo è forse il mio primo vero approccio serio a Crash Bandicoot. L'ho giocato in passato, mi ci sono divertito, ma non l'ho mai completato, non l'ho mai approfondito. Lo conosco più di fama che di persona, se così vogliamo dire. E quindi questa qui è l'occasione buona. Ho buttato via una marea di mele o di frutti Wumpa. Questa è l'occasione buona per fare amicizia e conoscerlo. C'è da dire che la versione americana, io ero abituato ovviamente alla versione PAL, la versione americana è molto più fluida, molto più veloce, mi ci trovo decisamente bene. Siamo invincibili. Ah ok, abbiamo trovato questo spirito, lo spirito di questa maschera, che è una sorta di stregone, Aku Aku, che accorgendosi delle buone intenzioni di Crash decide di aiutarlo nella sua lotta contro il dottor Cortex. Ora che abbiamo finito l'introduzione, cerchiamo di concentrarci sul gioco. Questa probabilmente sarà la prima vita che perdo. Potremmo anche andare avanti, ma guarda, niente, qualche scatola l'abbiamo persa, ma che ci importa. Come al solito ragazzi, seguendo il programma del mio canale, non cercherò di finire tutto quanto al 100%, in quanto, come ho detto un attimo fa, questo è il mio primo vero approccio a Crash Bandicoot. Giocheremo per divertirci, per passare un po' di tempo insieme e per rilassarci. E nel frattempo che chiacchieriamo, abbiamo finito il primo livello. Però abbiamo dimenticato 6 casse, probabilmente quelle su quel ponte che avevamo tirato su. Ok, e allora secondo livello. Pam 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 pam. Finora abbiamo sempre giocato, per la maggior parte delle volte, titoli per Nintendo o al massimo per PC. Giusto la serie di Until Dawn per PlayStation 4 mi ha un po' allontanato. Alcuni hanno detto, sei di parte perché giochi solo con Nintendo, ma diciamo che finora non ho potuto dar loro torto, perché effettivamente, ma posso dire semplicemente che sono mancate le occasioni. È mia intenzione, infatti, giocare a un po' tutte le console, cioè perlomeno quelle che possiedo, sai com'è. Intanto abbiamo preso un volto che immagino sia quello della fidanzata. Puzzole. Ci siamo andati vicinissimo. Ed ecco un'altra maschera. Ah, siamo di nuovo invincibili, allora approfittiamo. Money, ecco. Per approfittare, a momenti ce ne andiamo di sotto. Vai, vai, di corsa. Quando siamo invincibili rompiamo automaticamente tutte quante le casse, recuperiamo gli oggetti, i frutti, quindi tanto vale sbrigarci. Abbiamo trovato un altro volto della nostra fidanzata che al momento, non me ne vogliate, non ricordo come si chiama, poi dopo andrò a vedere. E mi sembra, se non ricordo male, che o a 3 o a 5 immagini sbloccate, stiamo per esplodere. Ai, 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 ai. Dicevo, o a 3 o a 5 immagini sbloccate abbiamo accesso a un livello bonus. Staremo a vedere. Ora io non so se colpendo le casse in serie una dopo l'altra otteniamo più frutti, io a momenti me ne vado di sotto, oppure possiamo tranquillamente romperle. Eccole.
Ok, sì, era dopo aver trovato tre volti, tre visi, che si sbloccava il bonus. Ma guarda quanto è fluida la versione americana. Ora non so se si nota da qui. Dovrei fare un video dove li metto a paragone uno di fianco all'altro, ma è veramente più fluido. Certo, è in inglese, ma da quanto ricordo mi sembra che il primo Crash Bandicoot non era mai stato tradotto in italiano. Salve, eccola qui. Bella gnocca. 2% completato. E allora torniamo. Comunque, ragazzuoli, se vi piacciono i miei video lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale ed attivate la campanellina se volete rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti che pubblico di tanto in tanto. Uccidiamo questa piantaccia, facciamo attenzione a questi anelli di rocca. Vacca miseria! Sono andato di sotto come un pollo. E meno male che ho detto facciamo attenzione. E vabbè. Anzi, troppo sono durato calcolando che è la mia prima volta effettiva. Cioè, la mia prima volta sul serio. Qui tocca prendere. C'era un altro crepaccio dietro. Ah, vedi, però, quando uccidiamo un cattivone, lo spediamo in avanti, un po' come per i gusci di Super Mario. Abbiamo finito il secondo livello, credo? Yes! Bene così. Vediamo un po'. Io non ho idea di quanto siano lunghi i mondi, se il gioco sia effettivamente suddiviso in mondi o se sia tutto quanto diretto così, quindi per quanto riguarda la durata dei gameplay mi regolerò in base al tempo, cercherò di fare un quarto d'ora, massimo 20 minuti a gameplay. Oppla! Qui che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo arrampicarci qui sopra? Ok. Oddio, ah ok no, mi erano sembrati de degli spuntoni. Ecco fatto. Calma. E abbiamo preso anche Aquaku. Togliamo di mezzo questa tartaruga. E anche questa. E tocca imparare a calcolare bene i tempi. Perché in realtà non è reattivo al 100%. Ma non è che sia un difetto. È proprio questo tipo di gameplay. Basta farci un po' di abitudine. E avanti così. Altre casse e lì. Se riusciamo a calcolare bene i tempi, recuperiamo una vita. Grande. Anche qui, naturalmente, ogni 100 frutti Wumpa si ottiene una vita aggiuntiva. Qui sotto c'è qualcosa? Allora saltiamo. Non so se questo qui dopo un po' torna alla sua posizione originaria. E qui tocca prendere bene le misure. Piano. Opla. E eccoci qua. E abbiamo anche trovato un checkpoint. Prendiamo di mezzo questa. Dunque, queste scimmie. Sì, penso che siano dei nemici perché altrimenti non me li avrebbe fatti togliere di mezzo. Riesco a prendere la maschera. Yes, bene. Al volo. Oh, porca miseria. Facciamo attenzione a questi pali appuntiti perché bene non ci fanno di sicuro. Qui ce la faccio con un solo salto. Oh, salve signorina. Oh, bada. Questo infame, me lo ricordo, ci spinge di sotto. Porca. Bisogna calcolare bene i tempi. Ecco, volendo gli possiamo saltare sopra. Ah, quasi scivola. Passiamo qui. Comunque mi piace, ragazzuoli. Ammetto che probabilmente in tutti questi anni mi sono perso un grande gioco. Ma dove vai? Ve lo dico io dove stiamo per andare. Oh, che bella la fiamma. Via. Aspettiamo. E vai. Altro livello bonus. Bonus round. Che c'è qui? Ah, bada. Ah, quella scoppia. Aspetta. Che cosa ho attivato? Oh porca. Ok, qui tocca uno. Non vorrei che dopo un po' spariscano. Una, due. Oddio, e tre. Ok. No, sembra che questi qui siano permanenti. No, non mi di due vite. Bella gnoccolona mia. Uno e uno, due. Bene, 6%. Uno di questi giorni ci prendiamo un caffè io e te. Andiamo. Là. Mi piace, mi piace. Save point. Sì.
Salvataggio, livelli. 0 gemme su 26, finora non ne abbiamo vista neanche una. 0 chiavi su 2. Ok. Poi pian piano che andiamo avanti capiremo le meccaniche di gioco, lo scopo degli oggetti. Per ora... quello nulla avevo visto lì sopra. Per ora pensiamo a divertirci senza preoccuparci troppo degli sbloccabili. Dunque, lì c'è un modo sicuramente per andare oltre, penso, perché ho visto un'altra piattaforma, sicuramente c'era un modo per saltare questa parte. Comunque, e ne abbiamo saltate un pochino di casse, 8 casse saltate. Ma a noi che ci interessa? Ci stiamo divertendo fondamentalmente, quindi avanti così. Boulders. Dove siamo? Ah, vedi, la caratteristica di questo gioco che mi era piaciuta è che era un platform a scorrimento verticale. E per me che sono abituato ai platform a scorrimento orizzontale, è una novità, niente affatto male. E quindi... ecco qual era la fregatura. Non è che c'è un tasto per correre più veloce, credo che questa sia... ok, la sua unica andatura. Però ce la stiamo cavando bene, abbiamo anche guadagnato una vita, siamo a 19 vite. Anzi, a 20 credo adesso. Ah, calma. Pronti? Vai! Corri, 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 corri. Mi sento molto Indiana Jones in questa fase. Papparappam, papparam. Dai, dai, dai. Oddio, che cos'era quello? Ah! Cioè, quindi oltre a scappare devo pure cercare di riuscire a prendere i frutti Wumpa. Là, ma ci siamo riusciti lo stesso. Checkpoint. Ok, adesso mi sento anche più... ma voi siete matti, siete... oddio! Mamma mia! Ci siamo? No, per niente. Per fortuna che abbiamo i frutti a guidarci. Mi ha preso, mi ha preso, mi ha preso. Ce ne siamo dimenticato uno, ma pazienza. Pensiamo a salvare la pellaccia. Non abbiamo salvato la pellaccia ed è anche morto il cameraman che ci stava riprendendo. Va bene, riproviamo. Via di corsa. Sono questi salti su questi pilastri che mi hanno fregato. È come se mi si fosse rotto il tempo. Allora, prendiamo questi. Oddio, mi sono incastrato all'angolo. Senti, sai che c'è? Oddio, 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 oddio. Corri, 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 corri. Ho sbagliato di nuovo. No, forse ce la facciamo. Madonna, stiamo proprio a un centimetro. Uff, grande così, bene. Stiamo a 15 minuti, 14 minuti. Ok, penso che un altro livello ce lo possiamo fare. Frenetico questo, divertente. Siamo su un fiume. E qui c'è una maschera di Aku Aku per noi. Aku Aku, Apu Apu, oddio, no, Apu è quello dei Simpson. Ok, abbiamo appena scoperto che Crash non sa nuotare. Perfetto. Mi piacciono molto anche i livelli, anche se comunque ormai la grafica della prima PlayStation è quello che è. Si vede una cura per i dettagli, se ci fate caso, anche a partire dagli insetti che volano. Guarda come muoio per fare l'Alberto Angela della situazione. Anche i dettagli delle ondine dell'acqua, degli insetti, delle texture. Per l'epoca in cui è uscito deve essere stato qualcosa di bello tosto. Che poi questo qui è uscito, mi sembra, nel 96, quindi praticamente a cavallo insieme a Super Mario 64, quindi all'epoca deve esserci stata una bella battaglia. Aspettiamo che arrivi la fogliolina, mi sa che tocca anche fare attenzione a questi pesci. Ah, TNT. Aspetta, io lo sapevo. Questa che fa, mi mangia? No, se siamo abbastanza veloci non ci farà nulla. Aspetta, facciamo una prosa, sacrifichiamo una vita. Beh, adesso sappiamo che i pesciacci li possiamo uccidere. Calcoliamo bene i tempi da una foglia all'altra. Non so se queste foglie dopo un po' affondano. Io nel dubbio mi sbrigo. Ok, abbiamo una vita in più e una maschera. Questa pianta si chiude con un tempismo regolare. E allora noi ci sbrighiamo, arrampichiamoci qui sopra.
checkpoint. Addirittura due di fila. Vai, uno, due e tre. Qui che c'è? Oh, livello bonus. Ok, spezziamo un attimo la tensione e rilassiamoci. Oh, aspetta. Cerchiamo di rimbalzare e prendere almeno la più alta. Ah beh, a parte possiamo fare anche così effettivamente. Devo ancora entrare bene nell'automatismo di Crash Bandicoot, ragazzuoli. Datemi un po' di tempo. Vediamo un po' se riesco a farli tutti di fila. No, non c'è nessuna combo, credo. Due vite in più, bella. E andiamo. 11%. Bene così. Update, save game. Non ho ancora trovato nessuna gemma, nessuna chiave. Beh, ma sicuramente toccherà esplorare per bene. Upstream. Dove andiamo a sbattere? Quindi qui. Ce la faccio a saltare al volo su questa foglia? Mamma mia, per un pixel ci siamo salvati. Porca miseria! Va bene. Tanto c'è da dire che le vite non ci mancano. E poi qui c'è anche un buon rifornimento, quindi se non facciamo errori troppo stupidi ce la dovremmo cavare senza troppi intoppi. Ah ok, siamo anche arrivati alla fine del livello. Bene così. Ridendo e scherzando, stiamo camminando, dai. Va bene, ci facciamo questo livello e poi per questo gameplay penso che possa... Papu papu? Ah, credo che siamo dal boss. Credo che sia un boss, non so se... Ma sei buono o sei cattivo? Credo che tu non sia tanto buono. Ah, Dio, no, no, ok. Come... Come lo colpisco questo... Questo tizio, gli devo saltare in testa? Devo fargli sfasciare qualcosa? Non sto capendo. Ok, so che mi ha tolto le maschere, ma... No, non ho capito come... Come dobbiamo batterlo, in realtà. Forse dobbiamo fargli colpire una di queste lampade? Non penso, però. No, se gli vado addosso mi toglie energia. E come cavolo lo danneggio? Ah, ma guardate, cioè, proprio la cosa più stupida di tutti i platform, saltare in testa all'avversario. Ecco. Ok, ok. Ah, che poi mano a mano comincia a girare sempre di più. E voilà, ci siamo. Vediamo un po' che succede. Ok, superato questo mini questo boss e si passa alla fase successiva. Però ragazzuolo, io per il momento mi fermo qui. È stato il primo gameplay, è stato molto divertente e sicuramente lo porterò avanti. Io per il momento vi saluto, mi raccomando lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto ed attivate la campanellina per restare bla 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 sempre sincronizzati, sempre collegati. Detto questo, io mando un grande abbraccio e vi do appuntamento al prossimo gameplay. Ciao a tutti!